Ciao a tutti, sono Roxy, in questo video vi voglio far vedere dei vestiti che mi sono arrivati che rispecchiano la moda giapponese e altri che rispecchiano la moda coreana. Allora, in pratica questa è un'altra collaborazione con il sito Yes Style, che mi aveva già inviato una volta dei prodotti di bellezza coreani e un'altra volta delle cose kawaii per la scuola. Visto che quei due video vi sono piaciuti tanto, questa volta ha deciso di inviarmi dei vestiti ispirati alla moda coreana e giapponese. Infatti quando voi andate sul sito potete cliccare su moda coreana o moda giapponese e vi escono appunto tutte queste cosine. Io solo guardando le foto dal sito mi sono super fomentata e mi sono venute tantissime idee, perché ho visto tutte queste camicettine che loro indossano con dei fiocchettini e sopra ci mettono magari dei maglioncini, eccetera eccetera. Infatti ho preso un sacco di queste cose. Allora, la prima cosa che mi hanno mandato e che ho scelto è questo cardigan beige di pizzo. Adoro questo cardigan, è comodissimo e morbidissimo e ha tutti i bordi con questo pizzo che esce fuori ed è troppo carino. Il colore è beige, ma all'interno della stoffa ci sono appunto accenti azzurrini, arancioni e rossi. Chiudo questo cardigan quando lo indosso con questa spilla stupenda a forma di cervo, che poi ho visto in una foto che potete anche indossare sul colletto della camicia, quindi ne mettete due per esempio, ed è troppo carina questa cosa. Io però mi sono sbagliata e ne ho presa solo una di spilla, perché in realtà quella era la mia intenzione di metterla con la camicia, però è tornata super utile per chiudere appunto questo cardigan perché non ha bottoni. Ah, e questo cardigan è taglia unica. Mi sta benissimo, io ricordo sempre che sono 1,70, quindi non sono bassina, è piccolina. E ha il cappuccio. Poi ho preso questa camicia nera che io veramente adoro. Se mi seguite da tanto avrete notato che io non uso mai le camicie, perché sono sempre scomode e non ne riesco a trovare una che mi piaccia particolarmente. Questa mi piace tanto perché è super morbida, è di un tessuto che non saprei neanche definire, non è cotone, è più tipo setato, però non è trasparente. E avendo preso appunto ispirazione dalle foto del sito, la indosso sempre con un laccetto. Questa camicia in particolare non veniva con il laccetto, però io ne ho preso uno rosa e è veramente troppo carina. Ho preso una S ed è bella attillata ai lati, quindi mi piace. E le maniche sono della giusta lunghezza, quindi super approvata, la voglio indossare tutti i giorni. Next! Abbiamo questa gonna che io amo. Numero 1, è super comoda. Numero 2, sotto ha un pantalone bianco, quindi è una specie di gonna pantalone, però sta troppo bene perché normalmente a me le gonne pantaloni non mi stanno bene. È super morbida, è super comoda, è una taglia unica e mi sta benissimo, non è eccessivamente corta e comunque non me ne preoccupo perché appunto c'è il pantalone sotto e ha questi due laccetti in vita che voi passate dentro questo passante e fate un fiocchetto ed è troppo carina, quindi questa super approvata, la amo. Next! Poi abbiamo queste calze con i gatti. Cioè, parliamo di queste calze con i gatti che io ho voluto per anni. Sono troppo carine, avete davanti i gatti, così, e dall'altro lato la coda del gatto, cioè sono fatte proprio bene. Anche queste sono una taglia unica, cosa che mi spaventava moltissimo perché sono appunto 1,70, mi stanno perfette, le amo ragazzi. L'anno scorso mi sono accorta che non ho maglioni natalizi e quindi nelle cene di Natale tutti che sfoggiano questi maglioni con le renne, Babbo Natale eccetera, io non c'ho niente, quindi mi sono presa un maglione natalizio. È molto semplice in realtà, è comodo, non pizzica, c'ha le renne, che ve devo dire? Volevo semplicemente un maglione natalizio e l'ho preso. Next! Ho preso un cappello da gatto, ragazzi. Cioè, è troppo carino, l'ho visto in milioni di foto, come facevo a non prenderlo? Cioè, mi serviva. Non stringe, anzi è molto largo nella parte sotto, cosa che mi piace perché a volte mi piace legarmi i capelli e ficcarli tutti dentro a questi cappelli di lana, diciamo. Normalmente non mi c'entrano, invece con questo ci vanno tutti e io ho tantissimi capelli e più c'ha le orecchiette da gatto, quindi che gli volete di. Dopodiché, allora, questa cosa è probabilmente la mia cosa preferita ed è double fass, ma in realtà non è double fass, è due in uno, è sciarpa e poncho insieme. Cioè ragazzi, questa cosa è geniale,
praticamente una sciarpa molto molto larga e sul lato ci hanno messo appunto i bottoni, quindi lo potete appunto mettere così come un poncho oppure arrotolate così e la mettete a mo' di sciarpa. Fantastica. Poi abbiamo questa gonna salopette, io adoro le gonne salopette. È super leggera, quindi questa già lo so che in estate sarà fantastica, ma la potete anche mettere in inverno mettendo per esempio un maglione sotto, magari a collo alto, oppure una camicia. E quadrettata così, mi piace molto, è molto comoda. L'unica cosa è che se tira un filo di vento si alza, fa effetto Marilyn Monroe, quindi vi consiglio di mettervi o un'altra gonna sotto oppure degli shorts. Questa anche è taglia unica, l'elastico si allarga abbastanza, quindi credo che qualunque taglia voi siate, questa vi starà bene. Infine, questo vestito che io amo, 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 è troppo troppo bello. Praticamente ha questa camicia con il pizzo bianco nella parte sopra e sopra ci è cucito appunto questo vestito con, non lo so, con questa cosa V qua. Mi piace tantissimo, veramente troppo, e mi piace il contrasto tra il pizzo, ovviamente questa parte qua è più spessa così non vi si vede tutto, e questo tessuto invece è un po' a quadretti, un po'... non è scozzese, è tipo con quadratini molto piccoli e in vita è un po' più stretto e poi si apre un po' così. È bellissimo, mi piace un sacco ed è super comodo. È molto molto spesso ma morbido allo stesso tempo, adoro questo vestito, è troppo bello. Ah, e le maniche sono così e ho preso una M che mi sta molto bene. È leggermente grande qua in vita, visto che io ho il vitino piccolo forse avrei potuto prendere anche una S, però avevo paura che poi fosse troppo stretta, quindi ho preso una M e sono contenta. Al massimo posso mettere una cintina e diventa così, però come potete vedere è neanche un centimetro di differenza. E tutto qua. Però prima di concludere il video volevo darvi alcuni consigli su come comprare online. Numero 1, controllate sempre sul sito se potete cambiare la lingua o la valuta, normalmente sì. Non vi preoccupate se c'è una valuta che è diversa dalla vostra, perché quando poi pagate vi sarà rimosso il corrispettivo in euro o nella valuta che voi utilizzate. Quando comprate online leggete sempre le recensioni oppure guardate i video recensione dei prodotti che volete comprare per vedere appunto come sono dal vivo, se calzano stretti, se calzano larghi, e invece delle taglie guardate i centimetri, così potete essere sicuri di come calza un capo. E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se ne volete altri di questo tipo. Io faccio un nuovo video ogni domenica, giovedì e anche venerdì, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, grazie per essere rimasti fino alla fine fine fine. Mando tantissimi saluti e un virtual hug gigante a tutte le persone che mi hanno mandato un tweet. E se volete la maglietta con l'abbraccio virtuale o la felpa con l'abbraccio virtuale o il poster con l'abbraccio virtuale disegnati da me, potete andare su District Lines cliccando qui o sul link in descrizione. Poi mandatemi una foto con la vostra maglietta, felpa o poster di Roxy Rox TV e io la metterò sempre qui, dirò il vostro nome, vi manderò tantissimi bacini e vi amerò per sempre. Qui vi lascio altri due video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!